Grazie per questa opportunità. Io credo che nell'incontro di questa sera emerga in maniera chiara il valore della rappresentanza di tutto quello che possiamo fare come rappresentanti di Confindustria, in particolare delle PMI. Grazie, saluto i rappresentanti delle istituzioni, l'ambasciatore Quaroni, saluto il dottor Martinò che ho avuto il piacere di conoscere in un viaggio a Bruxelles pre-Covid, perché ormai il mondo si distingue nell'era pre-Covid e post-Covid, speriamo nella post-Covid di avere ancora tante cose da fare, tanti incontri interessanti da organizzare. Mi spiace non ci sia più l'onorevole Salini, che non solo saluto ma col quale spesso mi trovo in totale sintonia e cercherò poi di fare un passaggio su alcune cose che ha detto, trovato molto interessanti. Saluto la dottoressa Francesconi, che ho avuto anche l'occasione di conoscere a Roma e finalmente devo dire grande gioia nell'avere il nostro rappresentante, lo SMI&VOI italiano, che è un ruolo estremamente importante e soprattutto importante per noi piccole imprese. Ma permettimi Gaia, oltre a salutare te, salutare l'amico Borsani e lo staff anche di Roma che ci supporta, la dottoressa Mondelli e il direttore Baini che sono all'ascolto oggi e partecipano a questo webinar. Bene, io credo, come dicevo prima, che sia molto importante ciò che stiamo facendo, perché mai come in questo momento abbiamo bisogno di fare cultura di impresa e abbiamo bisogno soprattutto di raccordare quella che è il nostro percorso come rappresentanti di PMI, ma soprattutto come imprenditori, percorso che ci deve vedere assolutamente in linea con una attenzione verso l'Europa, in particolar modo come attenzione dell'Europa verso le PMI. Questo è qualcosa che riguarda tutti noi e ci riguarda da vicino talmente che come piccola industria abbiamo deciso di istituire una delega all'interno di piccola industria all'Europa, delega che è brillantemente condotta e portata avanti dal collega Mingarelli che è intervenuto prima, e non solo, quindi abbiamo una delega come PMI in raccordo e in attenzione a tutta quella che è la politica europea per le PMI e soprattutto con la volontà di portare la voce delle PMI italiane, lo faremo ancor più con la dottoressa Francesconi, portarla all'attenzione dell'Europa. Ma soprattutto oggi noi portiamo all'Europa dei temi che sono diventati tra l'altro responsabilità e oggetto di delega di piccola industria da parte di tutta Confindustria, cioè in Confindustria è nata una delega sulla resilienza, sulla business continuity, sulla cultura in qualche modo della gestione delle emergenze. Questa delega che non esisteva è stata creata in Confindustria e il presidente Bonomi l'ha voluta affidare a noi, proprio perché abbiamo in questi anni dimostrato e portato avanti il concetto, ahimè spesso abusato, quel termine resilienza che francamente ogni tanto è anche diventa un po' stucchevole, ma che al momento non riesco a trovarne un altro, ben rappresenta il carattere o lo spirito delle PMI, io ritengo di tutta Europa, in particolare, lasciatemi dire con una punta di orgoglio, delle PMI italiane. Cioè la capacità di cambiare, la capacità di vivere gli eventi anche i più drammatici e saper cogliere da questi eventi lo stimolo e l'opportunità per una trasformazione, un cambiamento. Ebbene, trasformazione e cambiamento devono essere i termini sui quali dobbiamo lavorare anche e soprattutto a livello europeo. Io credo che la SMI strategy, quindi la strategia che può essere messa in campo dall'Europa in supporto alle PMI europee, è proprio quella di portarle verso un percorso di trasformazione e di cambiamento. Percorso di trasformazione e cambiamento che, badate bene, ha due pilastri fondamentali che sono quelli sicuramente della trasformazione digitale e quello della, diciamo, Green Deal, ma che io amo chiamare della sostenibilità sia ambientale che sociale. Quindi sostenibilità e digitale. Ma non dimentichiamo che il primo grande lavoro da svolgere, in particolare a livello nazionale, ma non solo, è quello della trasformazione e del cambiamento dell'imprenditore come persona. La capacità di cambiare la testa dell'imprenditore. L'imprenditore si deve mettere in discussione, l'imprenditore deve sapere cogliere l'opportunità del cambiamento, sapendo che viviamo l'epoca della formazione continua. Quindi viviamo l'epoca della competenza, non è più l'epoca del titolo di studio. Oggi noi abbiamo necessità ogni giorno di acquisire competenza, quindi l'imprenditore deve innanzitutto tornare ad essere uno studente. E questa è la cosa più difficile, perché prima di parlare di formazione di tutti gli stakeholders che in qualche modo permeano la vita dell'impresa, siano essi dipendenti, collaboratori e quant'altro, noi dobbiamo innanzitutto fare in modo che sia l'imprenditore a cambiare.
Solo in questo modo l'imprenditore, applicandosi in qualche modo nel capire le best practice, nel mettersi in discussione ogni giorno, nel managerializzare l'impresa, perché bisogna convincere il piccolo imprenditore a portare competenze all'interno dell'impresa. Discorso molto spesso difficile, perché l'imprenditore, e vi parla uno che è un rappresentante in tal senso, è spesso autoreferenziale, non ama sentirsi contraddire, vuole avere in qualche modo sempre la possibilità di essere il leader indiscusso. Invece dobbiamo avere imprenditori che siano leader nella capacità anche di saper far passi indietro e valorizzare i talenti. Questo è importantissimo, per cui è importantissimo anche su questo tema all'interno del nostro paese, che ahimè è molto indietro, valorizzare enormemente la relazione scuola-industria e il percorso degli istituti tecnici superiori, delle scuole professionali, e lì davvero siamo al palo e tutti assieme dobbiamo fare un grande lavoro, perché questa Europa ha diverse velocità e in questo l'Italia, come spesso accade, è il fanalino di coda. Ma come dicevo, la trasformazione e il cambiamento riguardano due assi particolarmente importanti. Trasformazione digitale, e qui stiamo facendo un percorso di cultura d'impresa a livello nazionale, ma abbiamo bisogno di far sì che questo percorso diventi europeo, con tutta una serie in qualche modo di sviluppi, di attenzioni, di attese, di norme che possano favorire questa trasformazione digitale, che innanzitutto è fatta poi di infrastrutture, e le infrastrutture devono essere date alle PMI, non possono ovviamente crearsele da sole, altrimenti poco esiste il digitale se non c'è l'infrastruttura. Ma anche permettetemi di richiamare l'importantissimo tema del Green Deal, della sostenibilità. Sostenibilità ambientale, sotto i vari aspetti ovviamente legati alla difesa, al mantenimento del territorio, alle comunità che vivono sui territori, e sostenibilità sociale, con la grande attenzione al welfare. Io credo che questa sia una grande sfida europea. Apertura al welfare innovativo, perché davvero è fondamentale creare degli ecosistemi aziendali all'interno dei quali il collaboratore dipendente possa trovarsi in una situazione di sviluppo della persona, quindi centralità della persona, che possa portare benessere, in qualche modo crescita umana, anche a chi poi un giorno potrebbe cambiare lavoro, perché la crescita vuole anche dire capacità di essere appetibile per nuovi mercati di business. Ebbene, io credo, torno a un discorso che faceva poc'anzi l'onorevole Salini, che dobbiamo anche stare attenti a non in qualche modo farci il cappio con la nostra corda, cioè a livello di trasformazione ambientale, Green Deal in generale, noi italiani non abbiamo per molti versi da imparare nulla, siamo i campioni dell'economia circolare, campioni a nostra insaputa, come spesso ahimè ci capita. E perché campioni? Perché questo paese, come sapete tutti voi, è sempre stato un paese senza materie prime, ed essendo senza materie prime ha dovuto fare, essendo fatto di creativi, composto di creativi e persone mediamente sveglie, ha dovuto fare di necessità virtù, riciclare, fin dalle botteghe rinascimentali. Questo è diventato un vantaggio competitivo, è indubbio. Attenzione adesso però, perché quando parliamo, ha ragione l'onorevole Salini, di sostenibilità, dobbiamo anche declinarla nella maniera migliore. Questo paese, che è leader nell'economia circolare, è anche un paese composto di micro e piccole imprese, che se dalla sera alla mattina devono cambiare processi, cambiare prodotti, adeguarsi a normative che vengono calate sic et simpliciter in una logica sicuramente corretta, ma che mette in discussione, perché necessita di investimenti e, come dicevamo, di cultura di impresa e di trasformazione, questo paese che ha forte vocazione manifatturiera e ha tra l'altro importanti competenze in ambiti dove la trasformazione digitale, la trasformazione ambientale la farebbe da padrona, rischia di rimanere imballato. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti, perché non dobbiamo far diventare il Green Deal un'opportunità, anziché di crescita, un'opportunità, lasciatemi dire, per altri, di vedere il manifatturiero italiano penalizzato e in crisi, in difficoltà. Noi dobbiamo aiutare l'imprenditore italiano, abbiamo detto, a cambiare. Dobbiamo aiutare l'imprenditore europeo a cambiare. Permettetemi però, come dicevo prima, dobbiamo in particolare lavorare sulla parte debole dell'Europa, in questo caso è certamente quella che è rappresentata dalla nostra nazione, nel senso che questo tipo di cultura va
in qualche maniera calata e oggi abbiamo davvero tanto da fare. Mi aspetto però, e qua do il mio massimo, la mia massima disponibilità insieme al collega Mingarelli, insieme a tutta Confindustria, alla dottoressa Francesconi, e devo anche dire, e lo dico davvero senza piaggeria, ho in queste settimane sperimentato una grande disponibilità da parte del sottosegretario Manzella, con quale ci siamo trovati, incontrati, e devo ammetto c'è una grande voglia di ascoltare la piccola impresa e c'è anche voglia di ascoltarla per tradurre ciò che noi portiamo avanti in azioni e in fatti concreti. Questo mi dà molto entusiasmo. Noi ci siamo, vogliamo fare un percorso che porti proprio la capacità della piccola impresa italiana di trasformarsi a diventare una sorta di lievito per la trasformazione della piccola impresa europea. Lasciatemi ancora dire, concludo, che sono particolarmente orgoglioso quindi di rappresentare le PMI italiane, ma non solo per quanto vi ho raccontato, ma anche perché la nostra azione di questi anni attraverso il programma Gestione Emergenze, che è un'azione di solidarietà, un'azione forte che è stata fatta sui territori, non solo nell'interesse delle imprese, ma dei territori e delle comunità, ha visto grandi benefici per le imprese e i territori, ma ha visto anche un riconoscimento ad oggi ancora, speriamo con un margine di ulteriore gioia, ma un riconoscimento da parte dell'Europa. Siamo stati proposti dal Ministero dello Sviluppo Economico per un importante premio, che è lo European Enterprise Promotion Awards, che il 16 novembre a Berlino vedrà la designazione del vincitore, ed è un premio che viene dato al progetto che maggiormente rappresenta qualcosa di innovativo e di forte fatto dalle imprese nei confronti delle comunità, dei territori e quindi diciamo nell'ottica della sostenibilità. Col programma Gestione Emergenze sviluppato in collaborazione col Dipartimento Protezione Civile, noi in questi anni abbiamo saputo effettivamente mettere a servizio del paese e dei territori il sistema delle imprese, che si sono applicate non solo in momenti di solidarietà, ma anche in attività di crescita, quindi sviluppando sempre più la cultura della resilienza e in qualche modo la cultura della prevenzione. Questo è un paese che ha sempre fatto, ahimè, della gestione dell'emergenza un fiore all'occhiello. Noi vogliamo passare dalla gestione dell'emergenza alla gestione della prevenzione e questo vorrebbe anche dire aumentare il vantaggio competitivo delle nostre imprese. Quindi concludo complimentandomi ancora, Gaia, con tutti voi. Complimenti, grazie per quello che fate a Bruxelles, grazie a tutti voi rappresentanti delle istituzioni che così bene lavorano nell'interesse dell'Europa, ma direi in particolare anche del nostro paese che ne ha tanto bisogno, e considerateci sempre a vostra disposizione per poter fare insieme percorsi di crescita e di sviluppo.